Si è svolto sul lago di Campotosto il meraviglioso evento della Kermesse Abruzzo dal vivo con Ludovico Einaudi che ha suonato con il suo pianoforte proprio sopra, sospeso sul lago del comune aquilano. Un pomeriggio intenso, una serata accattivante sotto tutti i punti di vista, in una location fantastica che, come tutti gli altri territori colpiti dal sisma, vuole ripartire, lo vuole fare con la cultura. Un evento sicuramente apprezzato anche fuori dai confini nazionali, perché lui è un artista a tutto tondo. E allora facciamo parlare le immagini non solo per quel che riguarda la location, ma anche e soprattutto per quel che riguarda la musica di Ludovico Einaudi. Sindaco, l'onere e l'onore di ospitare una manifestazione importante come quella di Abruzzo dal vivo con un artista a carattere internazionale. Sì, sicuramente diciamo, è un onore, anche un onere, ma l'onere conta poco diciamo, in questi casi qui. Lo scorso anno abbiamo avuto Bollani, ha avuto un grande successo. Quest'anno abbiamo pensato di ripetere il concerto dello scorso anno con un altro artista e Einaudi credo che sia sicuramente validissimo come lo è stato Bollani lo scorso anno. Noi cerchiamo di fare del tutto per poter far conoscere il lago di Campotosto a più persone possibili e Abruzzo dal vivo ci ha dato questa opportunità. Io non finirò mai di ringraziare Giuseppe, il sindaco capofila, e ringraziare tutti gli altri sindaci di Abruzzo dal vivo che permettono queste cose, diciamo.